Michele Chiodi, 30 anni di Gazzaniga, dal 1 dicembre è il nuovo capo di staccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Gazzaniga. Iniziamo con la tua esperienza come Vigile del Fuoco Volontario. Sì, buongiorno a tutti. Io sono un volontario nei Vigili del Fuoco dal 2004, quindi ormai ho 11 anni di attivo dal punto di vista di interventi e di operatività. Sono 11 anni che sono in questo distaccamento, come me ho diversi familiari anche all'interno del distaccamento e da poco ho avuto appunto questa nomina per portare avanti questo gruppo di ragazzi, quindi un bel gruppo di ragazzi perché siamo quasi 28 in attivo al distaccamento, un distaccamento che compie in media anno più anno meno circa un 300 interventi, 350 interventi all'anno, quindi diciamo abbastanza operativo. Interventi di tutte le tipologie, quindi come i Vigili del Fuoco fanno qualsiasi tipologia di intervento e anche come il territorio comunque impone, quindi dall'incidente stradale al recupero animale, all'incendio, a qualsiasi tipologia di incendio. Parliamo anche dei vostri mezzi, che cosa avete a disposizione? Tra l'altro alle tue spalle c'è proprio l'ultimo arrivato. Esattamente, ci siamo allargati dal punto di vista di parco mezzi, abbiamo, grazie al contributo di privati, diciamo ditte private, siamo riusciti ad acquistare questa autoscala, è un'autoscala di nuova generazione. Un'autoscala che può arrivare a un'altezza di 24 metri e abbiamo visto che è abbastanza vitale per quanto è il supporto e la sicurezza specialmente degli operatori, specialmente negli incendi tetti o negli incendi abitazioni. È un'autoscala non vecchissima, anzi è del 2002. Siamo andati a trovarla in Olanda tramite un'azienda che fa allestimento di automezzi speciali. Abbiamo prima fatto un sopralluogo appunto in Olanda, mandato due persone in Olanda a fare questo sopralluogo e hanno visto che era funzionale, poteva essere utilizzata, era in buone condizioni. Al che abbiamo deciso, visto che, ripeto, è un mezzo in quanto il distaccamento non aveva mai avuto e è un mezzo per noi e per l'operatività del distaccamento molto vitale. L'abbiamo portata fisicamente, proprio guidata, fino qui in Italia e il nostro contatto poi l'ha rimessa a nuovo. Chiudiamo con un bilancio di quest'anno che si sta per concludere. Quanti sono stati gli interventi effettuati e di che tipo? Allora, a oggi, quindi all'inizio dicembre, siamo a quota 260 interventi circa. Rispetto all'anno scorso siamo, meno 100 interventi perché l'anno scorso abbiamo chiuso con 360 interventi all'incirca e diciamo che quest'anno è stato anche un anno un po' più tranquillo per anche il fattore meteo, perché l'anno scorso abbiamo avuto questa problematica di questi allagamenti perché avendo piovuto sempre d'estate ha fatto salire di gran lunga il numero di interventi.